Daniele, tuo nipote sta chiamando. Daniele, tuo nipote sta chiamando. Rispondi. Ciao nonno, come stai? Dani, abbicchiarello. Nonno, vedi che abbiamo iniziato a studiare la guerra del 2020. Mi vuoi dare una mano a ripeterla? Ecco, gli porta ancora le segne. Qualche ferita? La cataratta. A furia per Netflix. Ha visto fuori la prima casanetta per fare tre su. Allora, il 20 febbraio 2020 ci fu il primo caso a Codogno. Ma tu mi devi credere che io prima di quel giorno non sapevo proprio l'esistenza di questo Codogno. Sapevo l'ospedale Codogno, ma quello è venuto dopo però. Parlami della prima grande battaglia, il lockdown. Fu bruttissimo, non si poteva uscire. Perché se ti beccavano ti facevano la multa, parecchi miei compagni miei ebbero la multa. E tu, nonno? No, io tenevo cane, una salvezza. Ah sì, l'editto canino, l'ho studiato. In pratica, se avevi un cane, potevi uscire perché eri giustificato siccome doveva fare i bisogni. Povero cane. Scendevo ogni mezz'ora, già facevo più, che ognuno di noi lo prendeva per scendere un po', prendere un po' d'aria. Un cagnolino appena vedeva che si pigliava un guinzaglio scappava sotto al letto. Allora io per incentivarlo e cominciai a dare i croccantini lassativi. Nonno, ma non si fa! Ma che la guerra è guerra e in certe situazioni devi usare tutti gli strumenti per difenderti. Sì, l'ho studiato, le famose mascherine, il disinfettante per le mani. La mughi! La mughina, io ho usato tanto la mughina che potevo riempire una piscina. Un inferno, signore, un inferno. Le mani screpolate, i segni in faccia dei mascherini, il ricchi a svendere perché è molla di rano. Poverini. E in quei 3 mesi di assedio non potevate vedere nessuno? Soltanto chi tenevi in casa. 2 palle esagerate. No, no. Quello tuo padre da piccolo non si supportava. Ah, nonno, non ne parliamo proprio. Fuoco fuori, fuoco dentro, fuoco incrociato. Mamma mia. Ah, poi arrivò lo storico decreto dei congiunti. Ma tu lo sai che fino a quel momento non sapevo che fossero? Ah, come Codogno. No, poi Codogno ho capito dove stava. E i congiunti ancora no. Forse i parenti? No, era una cosa più complicata dei parenti. Va bene, dopo chiedo a Cipotto. Chi è Ugano? No, il mio robot, C1P8. E tempo mi ci serve Wikipedia. Siri, Alexa, un'altra Ebro. Vabbè nonno, adesso ti devo lasciare che devo uscire con i miei amici. Mi raccomando, state attento. Tranquillo, la 729esima ondata la stiamo gestendo bene. Dani, la prossima volta non mi fai questo cosogramma, vieni di persona, che mi dai un abbraccio. Un abbraccio? E che cos'è? E quando vieni te lo spiego. E il nonno ti dà pure 50 euro per il gelato. Nonno, ma io con 50 euro che ci faccio? Mi compro solo il cono. Che può fare? Un nonno che ha la pensione. Il loro mondo è cagnato, ma l'Inps è sempre la stessa. Se ne è andato.